tutti. Allora, dopo una settimana che sono reclusa in casa, un po' perché avevo avuto un problema con il dente del giudizio, un po' perché ho operato la gattina, stasera esco. Non ne potevo più. Allora, e quindi ho deciso di fare un po' un video chiacchiere o chiacchiericcio con voi. Mi trucco, sono in realtà già praticamente vestita, niente, mi trucco un po' con voi. In questo periodo sono stata a casa, quindi non ho niente di che da raccontarvi, però volevo chiedervi, ho notato in questi ultimi giorni, almeno nei canali che seguo, dove sono iscritta, che praticamente tutte stanno parlando delle stesse identiche cose, e cioè il fondotinta nuovo di Nabla, la collezione nuova di Puro Bio, la collezione nuova di Paola P, e il tutto è veramente molto molto noioso. Non lo so, volevo esternare questa cosa. Cioè, io apro YouTube, vado nei canali, appunto, nei video dei canali che seguo, e trovo solo quei video lì, tutti uguali, e è una cosa veramente pallosissima. Inoltre, su Instagram uguale, praticamente tutte stanno parlando delle stesse cose, e cioè, già che ero a casa e ero da sola e non avevo niente da fare, quindi già mi annoiavo. In più, vedere sempre gli stessi contenuti, non lo so, boh, sono rimasta così, non so voi che ne pensate. Comunque, come correttore applico il solito, questo qua di Essence e questo qua di Vrochet. Sono due correttori del progetto smaltimento che vi lascio linkato, poi vi farò un aggiornamento, ragazzi. Solo che non ho ancora finito granché di prodotti, e per esempio questi qua sono i correttori che sto utilizzando, e utilizzo solo questi ogni volta che mi trucco, e non finiscono, quindi non è che abbia granché da mostrarvi. È per quello che il progetto smaltimento make up lo faccio veramente ogni tot di mesi e non ogni mese come fanno tutte. Applicato il correttore utilizzo il fondotinta, questo qua di Essence, con la spugnettina di Mesauda. Questo fondotinta qua a me è il mio preferito, mi piace un sacco nonostante io abbia la pelle mista, e ho anche altri fondotinta nuovi, è solo che non ho avuto il tempo di testarli bene. Io stasera voglio essere sicura di andare a mettere qualcosa che, insomma, so che va bene per me e che non devo poi ritoccare, anche perché io in genere non ritocco mai il trucco quando sono fuori, quindi ecco, avevo bisogno di una sicurezza, diciamo così. No, vi volevo far vedere questa cosa. Cioè, la mia gatta è così, sempre, tutto il giorno. Vero amore, vero amore. Oggi abbiamo levato i punti, c'ha tutta la pancina poverina che è rossa, per colpa dei punti, no dei punti, scusate, del cerotto, e questa è la mia visa da quando la Sciuscia si è operata. Cioè, in realtà la mia vita è così da quando ho la Sciuscia, perché è sempre con me, vero amore? Millino. Poi c'è la gente che dice che i gatti non si affezionano al padrone, non è vero, assolutamente, e chi ha il gatto può confermare, confermatemelo se è così, se avete anche voi un gattino. Io poi sono stata abbastanza fortunata perché ho sempre avuto nella vita gatti molto molto affettuosi, quasi cani, ecco, diciamo, però nessuno come Olivia, perché lei veramente è bellissima. Allora, a parte che gioca a 1-2-3 stella, e casomai se me lo ricordo vi metto un pezzettino di video in fondo a questo qua, vi metto un pezzettino di video di lei che gioca a 1-2-3 stella insieme a me, perché è bellissimo. E poi è sempre con me, mi aspetta quando esco, cioè una roba, mi fa veramente tanta 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 compagnia. Ha dei problemini adesso un po' all'occhio, insomma, non sta benissimissimo, è anche per questo che sono stata a casa con lei questa settimana, però insomma si spera che vada un po' tutto a posto. Sto applicando la solita cipria di Catrice che a me piace un sacco, solo che ho sbagliato a prendere il pennello, lo applico allora con, perché quello lì è un po' troppo fitto, lo applico con quello del blush. Lei sta guardando nel frattempo che cosa faccio io. Non so se la vedete dall'inquadratura, comunque è seduta sulle mie gambe. E questa cipria qua mi piace molto, vabbè che io ormai, cioè, ve l'ho già detto di questa cipria che mi piace molto, perché utilizzo sempre solo questa.
Comunque anche questa, ad esempio, è una cipria, io utilizzo solo questa per truccarmi, cioè, ragazzi, non si vede nemmeno la cialda, cioè, non, niente, è sempre qui, perfetta, boh, sembra nuova, io non capisco, ma è che il make-up io non riesco a terminarlo così velocemente come fanno tutte le altre. Ne avevo una nel progetto smaltimento, ma in realtà non va benissimo per tutti i fondotinta, perché a seconda del fondotinta che ho sotto mi fa diventare arancione, quindi la posso utilizzare o da sola per asciugare un po' il viso oppure su alcuni fondotinta particolarmente chiari. Poi vado ad applicare il blush, questo di Wet n Wild del progetto smaltimento, anche questo è l'unico che utilizzo. Il buco si sta ingrandendo, però è sempre tutto lì, non è ancora finito. Ecco qua, con molta professionalità blush applicato, lo sfumo un pochino perché non piace a me avere troppo. Dalla palette di Astra, questa qua per il viso, il quad per il viso, prendo la terra per fare per scaldare leggermente qui in fondo, anche se la terra in genere si mette prima del blush, ma tanto qui, cioè ormai sto andando facendo cose a caso. Poi metto l'illuminante di Essence, questo qua, anche lui nel progetto smaltimento. E niente. Ora volevo cercare un pennello, però magari dai cinesi, di quelli un po' a ventaglio per applicare il blush. Ne volevo uno a pochino, insomma, anche perché io in genere non è che applico così spesso l'illuminante. Spray fissante di Essence, che in realtà non metterlo o non metterlo non cambia nulla. Allora, per quanto riguarda gli occhi, a parte che ho un ciglio, applico la base, questa qua di Essence, dopodiché questo qua di il mascara, questo qui di Astra, che ancora non ho provato, mi era stato dato al Cosmoprof, e niente, vado a fare questa operazione e torno da voi. Allora, mascara messo, sì, l'effetto mi piace, però non so se è per via della base o per il mascara, perché questa base è comunque veramente buona, mi piace un sacco. Poi vado a mettere questo qua, che l'ho acquistato in questi giorni, che sarebbe un primer per le labbra di Essence, è tipo burro cacao, boh, non so di preciso che cosa dovrebbe fare, costava pochissimo, l'ho preso, mi ispirava. Vabbè, si vedrà. Comunque, pare se lo applicavo prima era meglio. In ogni caso, volevo anche provare dei rossetti nuovi, a parte la matita per le labbra che sarà questa qua di Lavera. Allora, praticamente da Tigotà c'era la rottamazione del make-up. Io avevo fatto tempo fa un video simile decluttering, se così si può chiamare, lascio linkato anche quello. Alcuni rossetti li ho regalati alle mie amiche, però me ne sono rimasti altri e quindi ho deciso di portarli appunto al Tigotà per prendere poi dei prodotti nuovi scontati. E ho preso il rossetto, questo qua di Deborah, nella colorazione 21 matte, e poi ne ho preso, ma che cacchio ho preso? Boh, ne ho preso, mi sembra questo qua di Pupa, ora non mi ricordo, sapete perché questa settimana a casa mi ha un attimo devastato l'anima. Comunque io ho preso dei rossetti di Pupa, che sono abbastanza nuovi, ancora non ho utilizzato, e poi ho preso questo qua di Deborah, e non lo so, forse vado a provare questo di Deborah. Si prova, si guarda com'è. Allora, metto questa matita. Io non so però, ma questo burro cacao andrà tolto poi. Beh. Non lo so, ho paura che mi faccia poi andare il rossetto ovunque. Bah. Forse lo tolgo. Indecisione. Ok, matita messa, mettiamo questo rossetto e guardiamo com'è la faccenda. Vabbè, il colore è molto bello, pensavo guardando così dallo stick che fosse un po' più scuro, in realtà no, però un bel colore. Allora,
Allora, il rossetto applicato ha un bellissimo colore, non so perché, ma mi dà l'idea di un rossetto che se ne va poi da tutte le parti. Vi farò poi sapere, al limite ve lo scrivo. Boh, casomai applicherò la matita quella cerosa per il contorno delle labbra. E niente, tra l'altro ora capelli devo pettinarli, però li ho lavati oggi e ho utilizzato la maschera questa qua di Cobrush che mi avevano dato al Cosmoprof. Nelle stories comunque su Instagram salvate in evidenza tra testiamo insieme, c'è appunto l'applicazione e le mie impressioni. Comunque poi vi farò anche una review sul mio blog, però una maschera che mi è piaciuta e niente, ho capelli veramente molto morbidi anche se un po' spettinati, però vabbè. Quindi niente, io mi finisco di preparare, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!